candidarmi a nome della segreteria, della direzione, della dirigenza del Partito Democratico, ho pensato: ma sarà il tempo giusto? Sarà il tempo per me giusto per lasciare il mio mestiere, per cambiare abitudini, per dedicarmi alla mia comunità? E poi, man mano che le domande tiravano altre domande, ma qual è il tempo giusto? Il tempo giusto per rimettersi in gioco, per restituire un po' della fortuna che ho ricevuto nella mia vita, per cercare di fermare la deriva narcotizzante che stordisce questo paese. Un SMS di un mio amico prete ha stroncato molto presto tutte le domande. Un cristiano deve scegliere quello che è più scomodo. Un democratico deve essere al servizio della sua comunità. Adesso sono passati pochi giorni, ma vi assicuro che sembrano già tanti, sembra già tanto tempo che ho iniziato questa avventura. Il primo atto è stato quello di iscrivermi al Partito Democratico, di andare nella sezione del mio quartiere, perché ho pensato che sarebbe stato insopportabile mantenere margini di ambiguità nel guidare una lista che vuole vincere le elezioni in un collegio così prezioso per il Partito Democratico. E poi per dire a me stesso che se arriva il tempo della politica deve arrivare il tempo della piena responsabilità, della condivisione con i tanti militanti che tutti i giorni aprono i nostri circoli e sono punti di riferimento nei nostri quartieri, di condivisione con i giovani che resistono alle cicale di quei salotti snob che conosciamo bene qui a Roma, che predicano la nostra sconfitta cercando di appropriarsi del Partito Democratico. Noi stiamo al fianco della gente che si impegna per migliorare e cambiare questo Paese, non di chi lo vuole addormentato. Stiamo al fianco, ad esempio, di gente come Rosaria Capacchione, giornalista del Mattino di Napoli, minacciata di morte dalla camorra, candidata del Partito Democratico al Sud. Siamo al fianco anche di gente come Rosario Crocetta, sindaco di Gela, candidato del PD alle elezioni europee nelle isole, che vive nel mirino della mafia, che continua a combattere per migliorare la sua comunità, a cui deve andare tutto il nostro affetto, la nostra solidarietà, a cui voglio ringraziare le forze dell'ordine che proprio oggi hanno sventato un altro attentato contro di lui. Ho detto tre cose a me stesso. La prima, di essere al servizio del Partito Democratico. Seconda, di essere sempre testimone della sua unità, di rispettare il mandato che gli elettori ci daranno. A voi invece dico un'altra cosa, una cosa sola, e so che per tutti è una cosa molto importante, decisiva, impegnativa, che ci carica tutti di responsabilità. Noi queste elezioni non le vogliamo fare facendo passeggiate, ma le vogliamo fare per vincerle, non solo per confermare il risultato importante della scorsa volta. E possiamo vincerle, perché la sensazione di un paese
narcotizzato dalla reclama, affogato da un conflitto di interessi pesante, disattento alle ragioni di coloro che la crisi fa restare indietro, sono ragioni forti. Noi questo tempo umiliato, badate bene, lo dobbiamo vivere tutto, lo dobbiamo vivere fino in fondo. E quando diciamo che occorre rimboccarsi le maniche, non lo facciamo solo.